rapporto rifiuti speciali redatto da ISPRA in collaborazione con le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente fornisce un quadro di informazioni oggettivo, puntuale e sempre aggiornato sulla produzione e gestione dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi in Italia. Nel 2017 la produzione nazionale di rifiuti speciali è cresciuta del 2,9% per un totale di 138,9 milioni di tonnellate. Cresce di oltre 3,9 milioni di tonnellate la produzione totale di rifiuti non pericolosi con un più 3,1%, mentre resta stabile la produzione di rifiuti pericolosi più 0,6% corrispondente a 60.000 tonnellate. Il maggior contributo è dato dal settore delle costruzioni e demolizioni con oltre 57,4 milioni di tonnellate, il 41,3% del totale prodotto. Il settore manifatturiero produce invece il 39,7% del totale dei rifiuti speciali pericolosi, corrispondente a 3,8 milioni di tonnellate. La maggior parte dei rifiuti speciali, il 58,3% del totale, è prodotta al nord Italia, il 18% è prodotto al centro, mentre il 23,7% è prodotto al sud. Gli impianti di gestione dei rifiuti speciali operativi nel 2017 sono 11.209 e hanno trattato 147,1 milioni di tonnellate, 137,6 milioni di tonnellate, pari al 93,5% del totale, sono non pericolosi e i restanti 9,5 milioni di tonnellate, pari al 6,5% del totale, sono invece pericolosi. Nel 2017 i rifiuti gestiti aumentano del 4,1%, le quantità avviate al recupero aumentano del 7,7%, mentre i rifiuti avviati a smaltimento diminuiscono dell'8,4%. Lo smaltimento in discarica interessa circa 12 milioni di tonnellate di rifiuti, soprattutto non pericolosi. Rispetto al 2016 si registra una flessione dello 0,5%. Il 53,8% del totale dei rifiuti smaltito in discarica è stato conferito in impianti del nord, il 21% al centro e il 25,2% al sud. L'attività di gestione prevalente è il recupero di materia con il 67,4% del totale, con oltre 54,3 milioni di tonnellate l'operazione di riciclo o recupero di altre sostanze inorganiche è quella più utilizzata riguardando il 36,9% del totale gestito. Superando il 65%, l'Italia si colloca tra i primi paesi in Europa per quantitativi di rifiuti speciali riciclati. La quantità totale di rifiuti speciali esportata nel 2017 è pari a 3,1 milioni di tonnellate, sono invece 6,6 milioni le tonnellate importate,